Oh, buongiorno a tutti e benvenuti. Queste partite di ritorno, dopo che all'andata si è ottenuto un risultato importante, sono sempre piene di trappole, sono sempre piene di insidie. Quindi facciamo bene fin d'ora a non considerare ormai fatta la qualificazione. È vero, questa mattina ci sono state le buone notizie. Bennacer ha fatto l'allenamento in gruppo, Kalulu ha proseguito il suo percorso, Tomori. Iniziamo a vedere Tomori sul campo, fra i giocatori, in gruppo. Quindi buone notizie, notizie che ci devono tenere sul chi va là e sapere che bisogna fare in Europa League quest'ultimo sforzo in emergenza, perché noi siamo ancora in emergenza, perché finché non recuperiamo la base portante della nostra difesa, siamo ancora in emergenza finché abbiamo Isma che deve tornare al meglio della condizione, siamo ancora in emergenza, però sappiamo che si è allenato Kier quest'oggi con la squadra. Sappiamo che se riusciamo a passare il turno con il Ren, poi da marzo in poi possiamo giocarci quel che ci riserverà il destino, quel che ci riserverà eventualmente il sorteggio, con una buona base di rotazioni. A proposito delle rotazioni, voi tutte mi state criticando il video di ieri dicendo sì, ma noi non escludiamo il turnover, il problema è che a Monza ne sono stati cambiati 5 nuovi, ne sono stati messi 5 nuovi, troppo turnover. Ho capito, ma ho capito che la rotazione giusta è 2-3 per volta, ma se Leao e Pulisic non possono giocare dall'inizio, uno perché ha interrotto l'allenamento e la rifinitura per un problema al polpaccio, e il polpaccio solo noi sappiamo, no? Vero Maignan, vero tutti i giocatori, quanto sia delicata come zona dell'ingranaggio del corpo dei giocatori. E se Pulisic è stanco e ti dice apertamente che non può partire dall'inizio, i 2-3 diventano facilmente 5. Quindi, ripeto, noi a Monza abbiamo giocato male, abbiamo commesso degli errori, alla fine di tutto potevamo ancora pareggiarla o vincerla, siamo stati puniti dagli episodi. Quindi dobbiamo pensare che è accaduto qualcosa di particolare, non di strutturale. Certo, poi tutti i nostri giocatori che hanno avuto fiducia a Monza, Okafor, Chukwueze, Adli, Chao, devono migliorare, ma lo sanno, e Chao in particolare può migliorare solo giocando. Quindi dicevo, buone notizie oggi da Milanello, però attenzione, guai a noi, io ricordo ancora, tornavamo da Palermo nel marzo 2012 e sull'Ae avevamo vinto 4-0 con 3 gol di Ibra e uno di Thiago Silva il sabato sera, e Massimiliano Allegri venne al mio posto in aereo, ci mettemmo a chiacchierare e mi raccontò tra le varie cose che era molto preoccupato per il ritorno a Londra. E io ritorno a Londra con l'Arsenal, all'andata avevamo vinto 4-0. Come mister al ritorno a Londra abbiamo vinto 4-0. Cerchiamo di non commettere scommesse, di non fare sciocchezze laggiù, mi disse il mister. E in effetti le sciocchezze le commettemmo perché perdemmo 3-0. E siamo andati a vicino a prendere il quarto, dopo il quale non so cosa sarebbe successo. Quindi calma, calma a darla per scontato. Quindi calma a dire, ah, ma tanto il turnover si doveva fare a Ren. Calma. Adesso cerchiamo di passare questo turno. Poi è molto importante scollinare febbraio senza sconfitte. Molto importante per l'Europa League e per il campionato. Ricordo anche una Coppa UEFA del 1995-96, non so se voi la ricordate. Vincemmo 2-0 all'andata con il Bordeaux, poi al ritorno finì 3-0 per il Bordeaux. È vero, nel Bordeaux c'erano Zidane, Dugarry, Lizarazu, tanti giocatori importanti che, con tutto il rispetto, nel Ren non ci sono, ma oggi il collettivo, il Ren è certamente un buonissimo collettivo, può fare comunque la differenza. Certo, un 2-0 non è un 3-0, ma laggiù, come direbbe Allegri, a Bordeaux in Gironda perdemmo 3-0
e il 3-0 eventuale con Ren ci porterebbe supplementare. Non voglio fare il profeta di sventura, però voglio semplicemente dire che le cose del calcio non vanno mai date per scontate. Lo dico a noi stessi e lo dico in generale. Perché qui c'è un clima da tanto è tutto fatto, tanto è tutto a posto, sul quale francamente dobbiamo essere vigili, perché basta un niente certe partite per accenderle e portarle da una parte piuttosto che dall'altra. Noi dobbiamo fare la stessa partita a Rennes che facemmo sul campo del Lille, non so se ricordate, Europa League con questo allenatore. E in questo periodo storico, in questi anni, nel 2021, proprio Lille, era ancora il Lille di Maignan. All'andata perdemmo 3-0 a San Siro contro il Lille. Anche se avessimo perso il ritorno a Lille, ci saremmo ugualmente qualificati. Però la squadra vuole andare a Lille a fare una partita di puntiglio, vuole andare a Lille a fare una partita giusta. E facciamo 1-1, andando in come perdi 3-0 in casa con Lille, non la vedi mai, al ritorno vai in vantaggio con Lille. Sì, perché il calcio è questo. Siamo andati in vantaggio con Lille, con Castieco, e poi Lille pareggiò nel finale, 1-1. Poi ci qualificammo la partita successiva andando a vincere a Praga e vincemmo il girone di Europa League. L'ultimo girone europeo che abbiamo vinto, se no siamo sempre arrivati secondi, siamo arrivati secondi tante volte in Champions League. Dal 2007 in poi, noi non abbiamo più vinto gironi europei in Champions League dal 2007 in poi, e ne abbiamo vinto uno di Europa League con Pioli quando arrivammo davanti al Lille nella Europa League 2021. E quindi dobbiamo fare quel tipo di partita lì, sempre in Francia. Sempre contro avversari tosti. È vero che all'epoca c'erano le porte chiuse a Lille e non c'era la bolgia che ci sarà domani sera a Roazhon Park. Però, avete sentito le dichiarazioni che arrivano da Rennes? I giocatori dicono dobbiamo fare gol subito per accendere l'entusiasmo. Il presidente che dice certo, il risultato dell'andata esiste, ma non tutto è perduto. Quindi diamo importanza alla partita di domani, non consideriamola come il rimpianto di chi doveva fare il turnover col Monza e poi invece non lo fa a Rennes, perché a Rennes merita che noi si dia importanza alla qualificazione, perché la qualificazione non c'è ancora. Il 3-0 dell'andata non vuol dire niente. Noi a Rennes ripartiamo da 0-0 e dobbiamo dare importanza alla partita, perché solo in questo modo poi potremo dare importanza alla qualificazione. Perché l'Europa League è fatta così, passo passo, senza guardare avanti, perché ogni turno, giovedì, domenica, giovedì, domenica, giovedì, domenica, è una cosa dura. Abbiamo deciso di volerla fare bene, e quindi per farla bene bisogna farla bene, non bisogna farla tanto per farla. Ci vediamo, sentiamo più tardi.